persiani erano un popolo originario dell'Asia centrale che si era stanziato in Persia, una regione compresa tra la Mesopotamia e l'India. Nel VII secolo a.C., guidati prima da Ciro il Grande e poi dal figlio Cambise, iniziarono a conquistare nuovi territori, dando vita a un grande impero, che si estendeva dalle colonie greche dell'Anatolia fino alla valle dell'Indo. Dal 522 al 486 a.C., i persiani furono governati da Dario I, che stabilì la capitale a Persepoli e diede all'impero un'efficiente organizzazione. Per amministrare un impero tanto grande, impose leggi scritte e divise il territorio in 20 satrapie, cioè province, comandate da altrettanti satrapi, ovvero governatori. Permise alle popolazioni sottomesse di mantenere le proprie tradizioni e praticare la propria religione, creando così uno dei primi imperi multiculturali della storia. Realizzò la strada reale, che permise di unire le grandi città, e favorì gli scambi commerciali e il controllo militare dell'impero. La strada reale era lunga circa 2700 km e si snodava dalla Persia fino all'Anatolia. Aveva stazioni di sosta per far riposare i cavalli e torri di guardia che consentivano di viaggiare sicuri. Dario continuò la politica di espansione dell'impero. A est arrivò fino al fiume Indo, mentre per conquistare nuovi territori, a ovest combatté contro i Greci una guerra che durò 20 anni. Su questo argomento torneremo alla fine. Per unificare territori così vasti, venne diffusa una stessa lingua ufficiale, l'aramaico, che aveva il vantaggio di poter essere scritto su pergamena, mentre la scrittura cuneiforme necessitava di essere incisa su tavolette d'argilla. Inoltre Dario stabilì l'utilizzo di un'unica moneta per i vari paesi dell'impero, il darico, che agevolò gli scambi commerciali. Al vertice della società persiana vi era il Gran Re, seguito dai sacerdoti, dai guerrieri e dai nobili aristocratici, tra cui il re sceglieva personalmente i satrapi. Ad un livello sociale più basso si collocavano gli uomini liberi, ovvero commercianti, artigiani e piccoli imprenditori, che pagavano le tasse. Ultimi erano i lavoratori della terra, gli schiavi, che erano debitori e prigionieri di guerra, che appartenevano al proprietario terriero. Inizialmente dedito alla pastorizia, il popolo persiano praticò anche l'agricoltura, incrementando la coltivazione degli alberi da frutto. Peschi, albicocchi, noci, mandorli. Gli artigiani producevano oggetti di lusso utilizzando le materie prime provenienti dalle miniere di oro, rame, ferro, piombo e dalle cave di marmo e lapislazzuli. Con Dario si sviluppò il commercio, grazie anche all'efficiente rete stradale. Per quanto riguarda la religione, i persiani seguivano la predicazione di un profeta di nome Zarathustra. Secondo il profeta, la vita era dominata da due forze opposte, il bene e il male. Ahura Mazda era il dio del bene e della luce, ed era il più adorato dal popolo. Vi era però anche uno spirito del male e delle tenebre, Ahriman. L'uomo era libero di scegliere quale spirito seguire. Chi seguiva il bene sarebbe stato premiato nell'aldilà, invece, chi sceglieva il male sarebbe stato duramente castigato. Il libro sacro che conteneva i precetti della loro religione era la Vesta. I Greci disprezzavano i persiani per due motivi. Il primo motivo era di tipo culturale. I persiani, al contrario dei Greci che erano liberi cittadini, erano sottomessi a un re, che adoravano come un dio. Il secondo motivo, quello fondamentale, era di tipo commerciale. I persiani avevano conquistato le colonie greche dell'Anatolia e controllavano i commerci del Mar Egeo. Queste due cause portarono allo scontro militare tra i due popoli. Nel 499 a.C., la colonia greca di Mileto decise di non pagare più le forti tasse e iniziò una rivolta contro i persiani. Inoltre, chiese l'intervento delle città della Grecia, ma solo Atene mandò in suo aiuto alcune navi da guerra. Mileto venne incendiata e, per punizione, nel 490 a.C., Dario I dichiarò guerra ad Atene e all'intera Grecia. Lo scontro tra i due eserciti avvenne a Maratona, vicino ad Atene, e si concluse con la vittoria dei Greci guidati da Milziade.
Alla morte di Dario I, divenne Serse. Nel 480 a.C. attaccò la Grecia via terra e via mare. In quell'occasione, Sparta e Atene si unirono per contrastare il nemico. Gli Spartani, guidati da Leonida, furono attaccati al passo delle Termopili, una strettoia tra monti e mare. Prima di essere sconfitti, riuscirono a resistere abbastanza a lungo da permettere agli ateniesi di riorganizzarsi e di vincere la battaglia navale di Salamina. Nel 479 a.C., i persiani furono definitivamente sconfitti a Platea dallo spartano Pausania. Terminate le guerre persiane, Atene raggiunse il suo massimo splendore sotto la guida del politico Pericle. Egli visse tra il 495 e il 429 a.C. e impose il potere di Atene su gran parte della Grecia. Pericle utilizzò il tesoro derivato dalle vittorie sui persiani per finanziare lavori pubblici affidati all'architetto Ictino e allo scultore Fidia, due tra i massimi artisti dell'epoca. Fu un periodo di grande sviluppo economico, artistico e culturale per la città. Con la vittoria sui persiani, le polis greche erano tornate a essere libere e indipendenti. Tuttavia, molte città greche, per difendersi da altri possibili attacchi, si unirono nella Lega di Delo, un'associazione tra città, a capo della quale c'era Atene. La sua supremazia provocò la reazione di Sparta che, a sua volta, riunì altre città nella Lega Peloponnesiaca, sotto la sua guida. A partire dal 431 a.C., la rivalità tra Sparta e Atene portò alla lunga guerra del Peloponneso, che coinvolse le città delle due leghe, e anche molte colonie, le quali si schierarono con Sparta o con Atene. Sulla terraferma era più forte Sparta, mentre per mare primeggiava Atene. Gli scontri si conclusero nel 404 a.C., con la sconfitta di Atene. Gli Spartani si impossessarono della flotta ateniese e abbatterono le mura della città. Ma il dominio di Sparta sulla Grecia non durò a lungo. La guerra aveva indebolito gran parte delle polis, tanto da non riuscire a contrastare un nuovo e potente nemico. Il popolo dei Macedoni.